Luigi Jacopo Borrello, italiano, lecturer in un'università inglese. Come vedi il Brexit? Ma lo vedo male. Lo vedo male perché ci sono tutta una serie di fattori che non riguardano solo noi, l'immigrazione, riguardano anche fattori economici di un paese, di un Regno Unito totalmente fuori dal mercato comune europeo, fuori dalle istituzioni europee. E non lo so, ieri io ho fatto la settimana scorsa una... mi occupo di insegnamento, quindi ho fatto la settimana scorsa un meeting con gente che si occupa di insegnamento e mi hanno detto che non c'è un piano. There is not a plan, nobody's a plan, non sappiamo cosa succederà, cosa fare, cosa faranno. Ai vertici stanno facendo scarica barile. Cameron ha detto no, io non ne voglio sapere di notificare l'uscita, a ottobre fate le elezioni, il prossimo premier le farà. Il suo delfino, che doveva essere candidato premier del partito conservatore, Boris Johnson, ex sindaco di Londra, ha detto no, io non me la sento di candidarmi a elezioni come premier, perché poi devo notificare questa cosa e devo traghettare il mio paese verso l'uscita. E quindi la patata bollente è stata buttata da una persona all'altra. Adesso pare che la ministra dell'interno May si voglia candidare per fare questa cosa, però il prossimo comunque premier, il prossimo presidente del governo, il prossimo capo del governo britannico avrà una bella patata bollente, perché è una cosa che nessuno voleva. Cioè, volevano semplicemente usare il Brexit come spauracchio, andare là, prendere un 70% di Remain e poi andare lì e negoziare con la Merkel forti di questo 70% Remain. Così non è avvenuto, e adesso hanno una cosa che non sanno, non vogliono gestire nemmeno loro. In pratica, secondo te, nessuno voleva davvero uscire nell'establishment, a parte naturalmente chi è degli UKIP o anche una parte, diciamo, della sinistra che comunque ha votato Leave, ma nell'establishment dei Tory secondo te nessuno ci credeva veramente nel Leave? Volevano utilizzare il referendum come ha fatto la Grecia, incassare un 70% di Remain e andare lì e dire il mio popolo ha votato Remain, però dobbiamo rinegoziare tutto. E così non è stato, perché se non hanno un piano, se fanno a scarica barile, Boris Johnson, che poteva essere un papabile per il premierato, ha detto no, io non ne voglio sapere, hanno tutti paura, non sanno cosa fare. Evidentemente è una cosa che non volevano e non sanno come gestire, perché non hanno un piano, perché se io pianifico di uscire ho un piano, comunque mi faccio portatore, prendo in mano il paese, non sanno cosa fare. Quindi mi è venuto questo sospetto che nessuno evidentemente volesse uscire, ma volevano utilizzarlo come spauracchio per andare a Bruxelles a negoziare. I timori degli italiani quali sono? Degli italiani e degli europei in generale sono quelli, comunque noi stessi, secondo le leggi britanniche sull'immigrazione, per vivere in questo paese, se non sei britannico e non sei della comunità europea, dell'Unione Europea, devi avere un visto. Noi, nessuno ha un visto sul passaporto, quindi teoricamente, secondo la legge britannica, noi siamo comunque illegali. Questo quando ci sarà davvero l'uscita, quindi fra 2 anni praticamente. Probabilmente sì, però noi cosa succederà? Probabilmente noi che ci stiamo qua da qualche anno non temiamo, però vogliamo capire che tipo di status avremo, che tipo di status ci... Secondo me, entrando nell'EFTA insieme con la Svizzera e l'Islanda, non dovrebbero esserci problemi sull'immigrazione. Cioè, i cittadini europei, italiani, francesi, spagnoli dovrebbero essere in grado e liberi di soggiornare, entrare e uscire liberamente. Il problema riguarda comunque un business che viene a mancare, perché non c'è più l'accesso diretto sul mercato, e quindi se prima c'era una mole di business, adesso con una difficoltà l'accesso al mercato europeo, con i dazi che verranno probabilmente messi, il business calerà e non ci sarà più bisogno di probabilmente di lavoratori, probabilmente chissà, vedremo, succederà, staremo. Però l'economia ha bisogno di lavoratori ancora? L'economia sì, ci sono interi settori in cui gli inglesi non sono in grado di... non hanno le conoscenze e le capacità, perché hanno sempre delegato. Mi viene in mente la ristorazione, tutto quello che riguarda il turismo. Loro non sono in grado di gestire, perché non sono mai stati interessati. Il loro interesse era per la pubblica amministrazione, per le banche, la finance, il giornalismo. Per il resto loro hanno sempre lasciato fare agli europei. Ci sono interi settori dell'economia in cui loro non saprebbero neanche dove mettere le mani, insomma. Quindi che succederà? Saranno in grado di gestire l'economia?
metteranno delle quote sull'immigrazione oppure saremo ancora... Poi per l'EFTA devono fare domanda, la Svizzera e l'Islanda accetteranno la domanda del Regno Unito per entrare nell'EFTA? Quando avverrà questo? Il commissario, il presidente della commissione Juncker ha detto, si quantifica in 24 mesi un'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Finché non verrà completata l'uscita, il Regno Unito continuerà ad essere membro effettivo dell'Unione Europea.